Passiamo adesso al commento dell'amico ritrovato. Diciamo subito che l'amico ritrovato è il sofferto, ma al tempo stesso delicato racconto della breve ma intensa amicizia tra Hans e Coraline. Non dura questa amicizia neanche 10 mesi, in quanto la storia con la S maiuscola entra pure nell'inviolabile liceo classico di Stoccarda, Karl Alexander, travolgendolo e riducendolo a brandelli. A questo proposito, l'autore scrive che il vento che aveva cominciato a soffiare dall'est raggiunse anche la Svevia, perché l'avvento del nazismo, segnato a scuola dall'arrivo dell'insegnante fedelissimo al nuovo regime, professor Potemkin, spazza via la tradizione culturale del Württemberg, da sempre aperta al dialogo e quindi europeista. E si impone nei fatti la tradizione imperialista, germanista, Deutschland über alles, frutto di secoli di rigida disciplina militare della Prussia. Così Hans scoprirà all'improvviso la violenza, la brutalità del regime nazista nei confronti della comunità ebraica convintamente tedesca. Dall'incendio della casa della famiglia Bauer alla freddezza con cui la madre di Coraline lo considera in quanto sporco ebreo, fino all'aggressione in classe compiuta dai compagni Bollacher ed Schulz nei suoi confronti e pienamente giustificata dal professor Potemkin. Questa violenza è un fiume in piena che non sopporta nessun argine e che porterà però alla totale distruzione di Stoccarda e del suo liceo classico, avamposto della civiltà classica. Eppure, una luce, una stella brilla ancora nel cielo, nel firmamento, ed è l'amicizia con Coradin. Infatti, Hans sente, intuisce che il suo migliore amico era troppo diverso dai compagni di scuola, dalle loro faciloneria, dai loro entusiasmi, ed era anche diverso dai suoi genitori, in modo particolare dalla madre, in quanto i genitori erano i diretti discendenti di imperatori e non sopportavano quindi che il loro figlio si mescolasse col popolo, anzi con un discendente di coloro che avevano ucciso Gesù Cristo. Alla fine l'amicizia, seppure a distanza, trionfa, perché Coradin ha osato ribellarsi al nazismo e ha partecipato al complotto contro il Führer, in quanto ha perfettamente compreso che questo vento dell'est era un boomerang per la Germania stessa e per i suoi sogni di gloria millenari. Nell'amico ritrovato domina il ricordo e quindi la nota malinconica. Infatti, lo scrittore si confonde nella voce di Hans, che rievoca con una certa nostalgia quel lontano 1932, in cui ha scoperto che cosa sia l'autentica amicizia, che è quel legame indissolubile fra due anime, fra due modi di sentire e vedere la vita molto simili, per cui unisce questo legame, affilia, cementa gli animi. Ed è proprio questa nota malinconica, nostalgica, che fa sì che il lettore percepisca nella loro amicizia non puzza di morte, ma il profumo della vita, il venticello dolce, la brezza proveniente dalle colline che rinfresca le calde e intense giornate estive.